Grande festa Gordona domenica in onore di Suor Maria Flora, al secolo Letizia Maria Pelanconi, 100 anni compiuti il 15 giugno scorso nel convento di Bardello, nel Varesotto, dove ha sede la congregazione di Nostra Signora degli Apostoli, di cui fa parte dal 7 marzo del 1943. Una vita vissuta in missione in Africa fino al rientro in Italia per i 100 anni di sua mamma nel 1996. Una famiglia di persone longeve, soprattutto da parte di mamma Romilda Brocchi. E Suor Maria Flora lo ha dimostrato trascorrendo l'intera mattinata di domenica fra messa, celebrata da Don Corrado Necchi, e pranzo al centro diurno, coordinato da Renata Tavasci, in perfetta forma, senza un cedimento. Contenta di essere qui oggi. Contentissima, contentissima a salutare tutta la mia gente. La Gordona l'ho sempre portata dappertutto in Africa dove sono passata. È vero. Quanti anni è stata in Africa? Più di 45, in Chad e in Costa d'Avorio. Sì, anche lì adesso li porto nel cuore anche loro. Certo. Perché ho proprio amato questi paesi. Ho fatto poco, ma ho fatto un po' di tutto con amore. E il Signore l'ho sempre sentito vicino, mi ha sempre aiutata in tutti i momenti e mi ha dato ancora la grazia di venire a salutare tutti i miei paesani. Maria Flora è veramente un po' particolare, perché a guardarla uno dice no, non ne ha 100, ne ha 80, ma 80 di una persona di 80 anni che sta bene. La loro mamma ha avuto quattro figlie, loro tre, allora la suora, la più vecchia, 100 anni, la Bruna ne ha 95, una in Australia che si chiama Mora, che ne ha 92, ho chiesto ora, e purtroppo c'era un'altra che si chiamava Negra, che è morta a 18 anni, una brutta malattia.